oggi finalmente vediamo questa villa frequentata. Questo era il nostro obiettivo, far risorgere Villa San Cataldo, e per noi è un motivo di orgoglio poter iniziare questa sera questo nostro progetto, il progetto Cinema in Villa. L'amministrazione Tripoli ha voluto puntare su questa idea. Queste proiezioni saranno gestite dal Supercinema, da Giuseppe Gallina, e saranno delle serate sotto le stelle, conviviali, cercare di condividere i beni monumentali, i beni culturali tutti insieme. Ringrazio la sorella di Tornatore, Daniela, che lei è una grande scrittrice qui presente, gli facciamo un applauso. Non dico questo a caso perché stasera proietteremo appunto il film Baria in onore di Ennio Morricone. Ricordiamo che in queste serate ci saranno tanti artisti che verranno. Grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, ma possiamo dire che oggi è il giorno del ritorno al cinema. Fare i film all'aperto è come incentivare, ricominciare ad andare al cinema. Quindi grazie ancora, grazie alla vostra presenza, e speriamo di fare bene, ecco, perché noi ci impegniamo, poi voglio dire, speriamo che vada tutto bene. Grazie ancora a voi. Grazie. Io sarò brevissimo, intanto grazie e ringrazio Maurizio e tutta la squadra della Giunta per aver organizzato questa serie di eventi che ci condurranno per tutto luglio ed agosto. Questo è uno dei più antichi giardini italiani. Ripensavamo come poter rendere fruibile questa villa. L'abbiamo aperta alla città e ai cittadini, abbiamo restituito un bene alla città. Cinema in Villa, l'idea di Maurizio, ma di tutti, è la volontà di rimetterci in cammino insieme. Le ultime tre settimane di settembre Bagheria aderirà alla Via dei Tesori, perché vogliamo rimettere in moto l'economia. Gente che viene da fuori spende e investe sul nostro territorio. Grazie a tutti e a tutto quello che a voi, per tutto quello che avete fatto. Buona visione, convinto che questa villa verrà vissuta da voi, dai vostri bambini, dalle vostre famiglie, ed è questo che noi vogliamo realizzare. Quindi grazie a tutti e buona visione. Thank you.